la prima giornata di Golosani è partita col botto. Non ci aspettavamo migliaia di persone che sono venute, che sono ancora qui, che stanno girando. Alcuni produttori hanno qualche problema perché hanno finito il prodotto. Le avvisaglie le abbiamo avute da ieri, 10.000 persone che hanno visitato il sito soltanto ieri, molti hanno comprato il biglietto online. Oggi si è parlato di innovazione, di nuovi locali, dell'uso della frutta nella ristorazione. La nostra sfida è che si capisca veramente che la territorialità passa dalla verdura, che è una delle eccellenze d'Italia, che proprio adesso, in questa stagione che va verso l'inverno, è particolarmente abbondante nella produzione, concentrata nei sapori. Che oggi viviamo una civiltà complessa, dobbiamo passare a una civiltà della semplicità. C'è stato Davide Oldani che ci ha raccontato come cambia il genius loci di un paese grazie alla qualità. Le novità del mio nuovo ristorante sono naturalmente la location, che è rinnovata e rinfrescata, c'è il concetto di evoluzione di cucina pop. E poi tanto vino, 110 cantine, degustazioni di vino, show cooking e le cucine di strada prese d'assalto subito. Domani sarà la giornata dei riconoscimenti del Golosario, arriveranno le 500 botteghe del gusto italiane, poi ci sarà il momento della premiazione dei Top 100, i 100 migliori vini d'Italia e tantissime cose. Guardate il programma su golosaria.it e venite in tanti anche domani, speriamo di starci tutti.